omaggio a un grande artista del territorio purtroppo scomparso troppo presto. Pino Pascali, da Polignano a Mare, nel 1968, all'apice della sua carriera artistica, morì per un incidente stradale. Oggi Walter Fasano, regista pugliese, ha deciso di dedicargli un film che è un racconto anche attraverso foto della sua esperienza artistica, un film che è stato presentato al Torino Film Festival. Oggi siamo qua appunto con Walter Fasano, il regista. Buongiorno Walter. Buongiorno. E con Simonetta Della Monaco di Apulia Film Commission, che ha chiaramente avuto una parte molto importante nella produzione di quest'opera. Buongiorno Simonetta. Buongiorno. Buongiorno. Parto da Walter perché vorrei capire come è venuta l'idea di realizzare una pellicola di questo tipo e la particolarità di aver realizzato appunto un'opera che parte soprattutto dalle foto, che è difficile realizzare anche un documentario partendo da immagini fisse di questo tipo per dargli il movimento classico del cinema. Ma, il film nasce su invito del Museo Pino Pascali di Polignano a Mare, che assieme alla Regione Puglia e alla Puglia Film Commission mi hanno chiesto di realizzare un'opera di documentazione di una bellissima operazione. Ora si dice così operazione, ma in realtà è anche un gesto meraviglioso, cioè quello dell'acquisizione di un'opera di Pino Pascali per il Museo Pascali, cioè i 5 bacchi da setole d'un bozzolo. E al presidente del Museo Pascali, Giuseppe Teofilo, ho subito presentato un'ipotesi un po' più articolata, cioè quella di fare un ritratto di Pino Pascali, diciamo un ritratto a tutto tondo, ma anche molto originale, mettiamola così, anche se non è una parola meravigliosa, diciamo atipico, atipico come era Pino in un certo senso. E quindi è nata questa idea di fare un film con delle fotografie, anche perché molto semplicemente non esistono tantissime documentazioni in movimento di Pino Pascali, cioè dei filmati d'epoca, ce ne sono, non tutti sono nel film per una scelta, devo dire, anche deliberata. Ci è sembrato che realizzare delle fotografie assieme a delle riprese video, fotografie ad opera di Pino Musi, che è un fotografo salernitano che vive a Parigi, raccogliere materiali di archivio di Pino e soprattutto utilizzare delle fotografie dello stesso Pascali per indagare quello che era il clima della fine degli anni 60, il momento in cui Pino è venuto a mancare, in realtà lo è cominciato un po' prima a creare, cioè poco prima della metà degli anni 60. Ci è sembrato qualcosa che mi è sembrato qualcosa che avesse un senso, questo però non sta a me dirlo. E il riferimento che non smetterò mai di citare è quello di un film francese degli anni 60 che si chiama La Jetée, che è un film di fantascienza completamente composto di fotografie, è un cortometraggio in realtà, che ha anche ispirato un film L'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam, fra le altre cose. Libertà artistica che mi è stata donata dalla migliore committenza possibile, il museo, la FC e la regione, è venuto fuori questo, ieri abbiamo debuttato e vediamo che succede, insomma. Per ora siamo contenti, credo di poter dire. L'esperienza di montatore sicuramente è servita in questa fase. Ricordiamo che tu nasci montatore, poi diventi anche chiaramente regista, però è una sfida importante perché riuscire comunque a realizzare una pellicola di questo tipo con questo materiale diventa proprio un esercizio importante anche della passione principale poi tua nel mondo del cinema. Sì, diciamo che secondo me nasco montatore e forse ci morirò anche montatore, nel senso che è più che altro anche un'attitudine nei confronti del lavoro. Io sinceramente non aspiravo, non ho intenzione di fare il regista, come dire, come principale attività, anche se c'è scritto sotto, ma la cosa che più mi interessa probabilmente è fare film e lavorare su progetti interessanti. Quando ce n'è l'occasione sarò molto contento di farne altri, anzi qualche idea non nascondo che ce l'ho. Diciamo che poi ho molto riflettuto sulla natura delle fotografie, soprattutto quando abbiamo cominciato a diffondere la notizia del film anche in territori che non sono quelli del museo, diciamo degli esperti d'arte o comunque della cerchia di persone che io frequento in ambito cinematografico, artistico, e mi chiedevo quale sarebbe stato l'approccio di uno spettatore, diciamo
impreparato a sapere che il film è un film di fotografia essenzialmente, insomma, in pratica, se tutti si sarebbero terribilmente annoiati con questo film. È una cosa che sto pensando molto e credo che in qualche maniera, non credo che sia un film noioso, ma soprattutto, a prescindere dal risultato del film, non credo che fare un film di fotografie o valicare certi limiti di film basati sul dialogo, sulle interviste, sia necessariamente destinato a creare un'opera noiosa. Cioè, un'opera può essere noiosa anche se è fatta, diciamo, in termini più canonici. Quindi, in questo senso, mi autoassolvo e spero che vi piaccia. Ci sono stati anche interventi importanti, perché ci sono nel film comunque anche i commenti di personaggi come Susan Vega, come Alma Jodorowsky, Monica Guerritore e Michele Riondino. Sono contributi sicuramente importanti che danno anche il senso di come poi abbia un respiro anche internazionale questo film. Assolutamente sì, devo dire che è un pregio assoluto quello di potersi circondare di artisti come Suzanne, che è una cantautrice celeberrima, soprattutto negli anni Ottanta, quando cominciò la sua carriera. E, Alma Jodorowsky è un'attrice, cantante, regista, modella, nonché nipote di Alejandro Jodorowsky, che è un'assoluta autorità psichica nel mondo, nel senso che è una specie di santone, per chi non lo conoscesse, di regista, di artista poliedrico, di fumettista, ma è una personalità molto intensa. E c'è qualcosa ovviamente di Alejandro nei geni di Alma. Monica Guerritore è, come dire, un'eroina nazionale della recitazione, e Michele Riondino è una gloria nazionale e locale, per cui portarlo dentro il progetto tutti e quattro, anche solo come contributo di narratori, perché loro sono presenti vocalmente nel film, è stato un lusso assoluto e non terminerò mai di ringraziarli, perché hanno accettato di essere con noi con grande entusiasmo e attenzione. Ecco, Simonetta Dello Monaco, in questo senso è un film che rappresenta bene anche quella che è l'attività di Apulia Film Commission, perché valorizza un artista locale, un regista e montatore locale che parla del territorio, ma valorizza una eccellenza del territorio pugliese, tanto che arriva sulla ribalta nazionale e internazionale. Intanto ci tengo a dire che Walter è assolutamente assolto da molti, sicuramente da me. Quando ho visto il film, la cosa che è venuta la prima cosa che è venuta nella mia mente, insomma, nel mio spirito, è stata: Walter ha creato un'opera d'arte con la stessa gamma percettiva ed emozionale con la quale mi era arrivata l'opera di Pino Pascali. È bello pensare a Pino Pascali come un artista che nel fare e non nell'intellettualizzare l'arte è riuscito a creare dei mondi in maniera molto semplice, ricombinando gli elementi. Come diceva lui, il mondo è come un meccano fatto di tanti elementi che possono essere ricombinati e creare dei mondi. Quello che ha fatto Walter è creare un mondo, e per tutta la durata del film il mondo che lui ha creato ti tiene incollato, nutrendo la parte sensibile di cui tutti quanti abbiamo bisogno. E oggi è una cosa molto rara, perché siamo abituati alla narrazione, siamo abituati alla trama, ad ascoltare una storia che ha una consecuzione logica controllabile. Ebbene, Walter ti tuffa nella sensibilità dell'arte al di fuori della logica, esattamente come ha fatto Pino Pascali. Quindi io ci tengo a ringraziare pubblicamente il grande lavoro d'artista fatto da Walter in primis. Dopodiché l'operazione, parola bruttissima, sono d'accordo con Walter, pensare che sia una parola brutta, l'operazione, il progetto portato avanti da noi, dalla Fondazione Pino Pascali, da Regione Puglia, è sicuramente un progetto che mette insieme i diversi aspetti. Intanto l'integrazione, la multidisciplinarietà degli interventi, e quindi il fatto che si possa allo stesso tempo lavorare sul sistema dell'arte, sulla cinematografia e anche a livello di ricadute poi sul territorio, perché chiaramente essere presenti in un festival come quello di Torino amplia l'impatto e la ricaduta sul territorio cinematografico pugliese.
In generale possiamo dire che si aspettano tempi migliori, ma in questa fase si stanno già comunque ponendo le basi per ripartire con un 2021 appena, si spera, le cose torneranno alla normalità, in cui i progetti sono tanti. Beh, oggi abbiamo una ventina di set aperti. Qualcuno è già chiuso, la settimana scorsa si è concluso il set con Emil Hirsch, Consciousness, questo thriller psicologico. Emil Hirsch è il protagonista di Into the Wild, è stato qui da noi in Puglia fino a sabato scorso, fino a venerdì, insieme a lui tanti altri set, tre serie TV che chiaramente hanno degli impatti economici anche molto importanti sul territorio, non soltanto in termini di ricadute ma anche in termini di occupazione, perché tutti gli operatori, che, fra maestranze, professionisti, artisti, autori, che vengono oggi considerati come una top class anche, no? fra i produttori e autori nazionali. Quindi oggi si viene in Puglia non più come si veniva una volta con tutto il carrozzone da Roma a cercare manodopera a basso costo, no, oggi si viene in Puglia per valorizzare la propria produzione attraverso il contributo dei pugliesi, che appunto siano maestranze, professionisti o artisti. Quindi è veramente una grande conquista, e la direzione che stiamo cercando di dare oggi alla Puglia Film Commission è una direzione di stampo industriale, quindi andare sempre di più verso il rafforzamento della filiera industriale produttiva cine-audiovisiva, e poi la ricaduta e l'impatto in termini di promozione del territorio è secondario, quantomeno non è più l'asset principale. L'asset principale oggi è l'industria cinematografica, la produzione cinematografica, e soprattutto la possibilità di far crescere l'intero comparto, anche i produttori locali che dovranno prima o poi emergere su un più alto livello nel panorama nazionale, quindi diventare protagonisti della scena produttiva nazionale, non più soltanto esecutivi o fornitori di servizi delle produzioni che vengono da fuori. Questo è l'obiettivo principale. Allora, io ringrazio Walter Fasano, gli faccio un bocca al lupo per tutta l'attività da montatore e da regista, grazie per essere intervenuto, grazie a Simonetta Dello Monaco. Restate collegati intanto con noi per quanto riguarda tutti gli aggiornamenti per Puglia e Basilicata. Arrivederci.